Buongiorno amici di Chicchi Ricchi, Stamattina nuova puntata a Matera perché noi Giovanni per par condicio facciamo metà puntate ad Altamura e metà puntate a Matera. Vi presento per gli Altamurani, magari che non l'hanno ancora conosciuto, il mio amico architetto, nonché giornalista Giovanni Martemucci. Lui okay. fa, fa il giornalista e l'architetto perché diciamo e poi... Là, tu, tu sei innamorato, no, mi piace... Ah, guarda, Nella sua, nel suo profilo Facebook, che diciamo, parlava eh, diciamo, delle, delle sue, del suo carattere somatico, Wishenblon, ma parlavi dell'amore. È bellissimo. Guarda, scrivetelo che è bello. Cosa hai detto, io sono innamorato? No, ho una storia d'amore con le parole. Lui ha una storia d'amore con le parole. Vabbè, cioè, ma che si fa? Che... No, che, spie... no, che si va ad avere una storia d'amore con le parole? È che mi piace scrivere. Ah, e quindi, si è innamorato delle parole. Mi sento ispirato, e quindi ho capito. Quindi, eh, ho capito. quindi, è una cosa molto bella perché io magari potevo immaginare qualcosa di più materialistico. Io, ho una storia d'amore con una donna, ma è, 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 è normale una cosa del genere. Mentre lui ha una storia d'amore un po', come dire, eh, evanescente, un po' metaforica, con le, le parole. Perché con le parole si può fare tutto. Beh, è chiaro, eh, con le parole si può descrivere, si può sognare, si può desiderare. E si può mandare a fangulo anche qualcuno. Anche. Cioè, beh, le parole possono tutti. Potere alla parola. Chi ha libri a labbra, dice mia madre. Cioè, nel senso che... Sa anche parlare. Puoi quindi, parlare e quindi... Eh, con cognizione di causa la... E noi che siamo Matera, capitale europeo della cultura, abbiamo tutte le carte a posto, credeteci. Inutile stare a criticare, eh, diciamo, questa città, gli amministratori che non, non fanno niente. No, non è vero, fanno tantissimo, si impegnano eh, per la nostra città. Abbiamo un consiglio comunale attivo che si riunisce sempre, magari fanno mancare il numero legale, eh, la stessa cosa dica per, per diciamo, quando fanno le commissioni. Però tu che sei un attento osservatore giornalista, <ride> oh, ma prego. cioè hanno fatto tantissimo. Beh, insomma, un po direi, direi di no. Basta chiederlo ai cittadini e, e sentire le risposte non certo positive. Comunque contro. la cosa bella che finalmente hanno fatto quest'anno, lo dobbiamo, cioè noi non è che noi siamo. Ah, poi una cosa importante: io ho avuto modo di conoscere qualche amministratore dell'amministrazione dell comunale di Altamura. Ho conosciuto e conosco il sindaco di Altamura una persona squisita, cioè, non, non, cioè sì, non è che ti voglio suonare il violino assolutamente, cioè è una persona squisita, i sì. consiglieri di Altamura accettano eh, tantissimo eh, diciamo, i consigli di chi ricchi rispetto ai consiglieri e al sindaco di Matera che non mi possono più vedere, cioè praticamente quando vedono a me vedono la morte, allora io ho notato una differenza tra Uh, il politico pugliese e il politico materano uh, correggimi se sbaglio il politico pugliese altamurano considera Emanuele Giordano e la trasmissione Kikiriki come un'opportunità un'opportunità per fare meglio per migliorare la qualità della vita degli altamurani quindi loro hanno considerato un'opportunità un viceversa non so perché questi politici materani Considero invece Emanuele Giordano e la trasmissione un, diciamo, Chichirichi. Un pericolo, una, non lo so, una minaccia. Una minaccia. Allora mentre alt Altamura mi considera una risorsa, a Matera mi considero una minaccia. È un atteggiamento diverso: nel senso che eh, la critica giornalistica o satirica che fai tu può essere uno stimolo a migliorarsi e quindi va presa e interpretata in quel modo. Qui a Matera magari viene vista solo come un, un, una critica fino a se stessa e un, un ledere. La mancanza di sta il potere, cosa che in teoria non, cioè, cioè, tu non fai, tu denunci soltanto. E... e meno male che siamo capitali della cultura, cioè anche considerare la critica e il confronto fa parte della cultura, della dialettica, di un hai, certo modo. detto mo bene cultura. Allora, ad Altamura sono più dinamici, da questo hanno una cultura, un dinamismo diverso dal nostro e quindi forse anche in questo riescono a captare meglio questi segnali che eh, tu invii. Però devo dire una cosa, Mo voglio salvare, diciamo, da questa amministrazione, voglio salvare una persona, il presidente del Consiglio Angelo Tortorelli, che saluto, già presidente della Camera con me. Perché lui parlando ho avuto modo di parlare con lui e lui ha detto: No, Emanuele, la tua trasmissione deve rimanere. Ammate, non deve essere cancellata perché tu sei una risorsa. Ecco, lui e ringrazio il presidente Tortorelli, però, diciamo, è rimasto diciamo, lettera morta perché solo lui era diciamo, di questo avviso, tant'è che io da Matera cioè, mi hanno costretto ad andarmene. Quindi e non è, è, lui, è inutile, inutile studi, è, via... è inutile raccontare via... la storia. Cioè, eh, eh, faccio questa trasmissione ad Altamura, diciamo, in un'altra televisione privata, ma non per mia scelta. Quindi, presidente Tortorelli, come vedi, schitta tu, bene, tutte la mamma vuol bene. Veniamo al tema della puntata, allora stamattina ci troviamo nel, in Piazzetta Pascoli dove c'è, adesso vedete le immagini del buon Maurizio, c'è questa veduta dei sassi di Matera, infatti questo è il belvedere di Piazzetta, di Piazzetta Pascoli che è come di antistante a, a Piazza Ridola, Quindi, da questo belvedere cosa si vede? Il Sasso Barisano, io non ne capisce. Il Barisano, sì. Sasso ovviamente. Barisano si vede la cattedrale, si vede la Madonna dell'Idris, questa, questa roccia con questa croce sulla parte superiore. Ed è, diciamo, uno dei belvedere, delle, diciamo, delle, delle visuali più, più belle, più caratteristiche dei sassi di Matera E fin qui non ci più. Qual è il problema? L'altro giorno, leggendo il giornale web diretto da uh, Giovanni Martemucci, Basilicata Magazine, Magazine ho visto che c'è una serie di eventi, guarda te, posso dire, questa volta sì. gli amministratori sono stati bravi, hanno, uh, come dire, coniato, hanno organizzato una serie di eventi, natalissimo. oddio, Natale, sono eventi di bassa macelleria, quelli che il nostro sindaco chiamava eventi pirotecnici. Sono quasi tutti cash cut e Fernet, però hanno fatto già qualcosa, qualche cosa diciamo, di, a livello diciamo di, diciamo, di crapi, altre Tra qualche giorno abbiamo i Dire Streets, cover band, però abbiamo attenzione. i come, che sono costati soltanto 118 euro, pochissimo, però noi hanno danno tanto. l'importante è che ci divertiamo. Allora, stavo dicendo, hanno organizzato, c'è pure uno opuscoletto, hanno organizzato, forse con 30, 40, 50 eventi. E la cosa bella, lo lascio dire alla, diciamo, alla, 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 a chi ha fatto l'articolo, è che questi eventi sono completamente gratuiti. Giusto, allora, in teoria sì, perché prendendo l'opuscolo diffuso e stampato dal Comune eh, ad, sotto ogni evento c'è scritto se ha ingresso libero oppure se è ingresso a pagamento. Allora ci sono una serie di eventi, tra cui le rappresentazioni teatrali in dialetto materano, che devo dire sono parecchie quest'anno, quindi hanno, eh, hanno risposto al bando fatto dal Comune quasi tutte le compagnie che mh, producono spettacoli in dialetto materano e quindi e sono state finanziate, quindi hanno ricevuto un finanziamento però offrire gratuitamente agli spettatori uno spettacolo, che, spettacoli che di solito si tengono al cinema comunale. E, mm, mi è capitato l'altra sera di voler assistere a uno di questi spettacoli, eh, il 21 e 22 dicembre erano due giorni di replica, mm, c'era scritto sulla guida ingresso gratuito, Ingresso libero, sono andato per partecipare. e Mi hanno detto: no, attenzione, bisognava fare una prenotazione. Ho detto: vabbè, voglio prenotarmi 50 centesimi, si paga la prenotazione è a pagamento. Cioè, quindi ingresso libero, ma in realtà era un ingresso a pagamento. Allora, mi sono procurato un biglietto e ho visto, e ho visto che in sostanza non era una loro la, la giustificavano come pre-vendita che poi una prevendita su una una prevendita su una su qualcosa di gratuito non ha senso, è un paradosso. E quindi sono voluto andare a fondo. Sono andato alla biglietteria del cinema e loro mi hanno detto: no, c'è questo diritto di prevendita di 50 centesimi. Compro, il, prendo un biglietto perché erano esauriti, tra l'altro, i biglietti. Mi procuro un biglietto e vedo che in realtà non c'era scritto sul biglietto, che è un documento, come dire, ufficiale, un ticket, e quindi vale anche come ricevuta per pagare le tasse alla SIA e quant'altro. Era costo dello spettacolo 50 centesimi. Forse loro hanno voluto far leva sul fatto che una cifra così irrisoria poteva passare come diritto di prenotazione. Cosa è successo? Il 21, il, il, 21, il giorno 21 dicembre, alla prima di questo spettacolo, eh, molti anziani, molte persone che erano andati là credendo giustamente che fosse chi arriva prima si siede. Sono arrivati e gli ho detto: No, non si può entrare, è tutto prenotato. Ci, ci sono stati dei battibecchi giustamente al botteghino. Qualcuno ha chiamato addirittura i carabinieri che sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse. E così è successo. Poi il giorno successivo, in pratica, sono ad ingresso libero. C'era scritto sul cartello con prenotazione obbligatoria, va bene, però non c'era scritto che la prenotazione era a pagamento. Insomma, questo è un modo poco corretto di eh, interagire con, con la cittadinanza. Vabbè, io tra l'altro mi sono informato da un esperto di tributi locali, un esperto del diciamo, settore, e mi ha detto che quando gli spettacoli, gli eventi sono gratuiti, non esiste la prenotazione. Cioè tu vai, se trovi il, il oh. posto libero... Ti siedi, cioè il post gratuito, cioè il post non esistono, le prevendite esistono quando i biglietti sono a pagamento e qui la prevendita consiste nel pagare una percentuale dell'1-2% sul costo del biglietto. Ma se il costo del biglietto è zero, che percentuale è? cioè questo 50 centesimi, è, secondo me è un secondo, abuso, è un, abuso. È un, un abuso abuso vero e proprio abuso. E credo anche che al comune questa cosa non la sappiano, nel senso che in questo caso in buona fede il comune ha finanziato questi spettacoli proprio per. La possibilità a tutti di assistere gratuitamente, e poi non si sa se la compagnia o il gestore del cinema abbiano deciso di applicare questa gabella, questa tassa. Per fare soldi così, eh, vabbiamo... 50 centesimi, sai, è una cifra anche accettabile. Ah, vabbè, allora. ma è, una, è una presa in giro. Cioè, una... cioè, 50 centesimi, è... 500 persone eh, cioè... sono 250, 250 euro. euro per due serate sono 500, sono 500 euro così che vengono fuori senza far nulla. Allora. allora non dovrebbe essere così perché sono spettacoli finanziati dal comune, per cui sono totalmente gratuiti. Non, non c'è nessuna giustificazione perché se è ingresso libero io arrivo, mi siedo e ho diritto a guardare lo spettacolo. A sì. che serve prenotare se è un, uno spettacolo ad ingresso libero? Ci cioè, arriva prima si siede. Cioè ah, è un vero proprio abuso, diciamo questo, facciamo la parte dei festi, mettiamo 50 centesimi, vediamo a e eh no, perché se, se lo spettacolo è gratuito deve essere gratuito, altrimenti, altrimenti, basta, no, altrimenti basta scrivere spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria a pagamento 50, 50. centesimi. Allora, oh. basta essere chiari allora. e non si creano, perché non è normale che Siano intervenuti i carabinieri per sedare questa diciamo piccola rivolta dei cittadini che poi sono dovute andare via. Immagino, ho visto scene di anziani che si erano eh, mossi da casa per vedere uno spettacolo in dialetto. Mh, e poi delusi sono andati via l'altra sera. Non, non va bene. Non va allora, a questo punto noi facciamo questo appello. Allora, vediamo se loro prendono questa, questa nostra trasmissione i politici in materia lo prendono come una risorsa, come qualcosa di positivo. Allora, informatevi. Vedete. È una cosa che è stato stabilito da voi a livello organizzativo comunale o è stata un'iniziativa presa dal gestore del cinema o dalla questo, compagnia? O non dalla compagnia nostra, come in ogni caso è qualcosa di illegittimo. Quindi, se gli eventi devono essere gratuiti. Come viene scritto sulla guida, peraltro, cioè non si può spacciare un evento gratuito perché anche 50 centesimi è un evento che diventa a pagamento, non è più gratuito. Ok, perfetto. Vabbè, allora eh, noi concludiamo questa, questa puntata con l'amico architetto Giovanni Martemucci, nonché Giovanni. Giornalista eh, Giovanni, sai benissimo che il momento in cui c'è qualche cosa importante, qualche scoop, fammi una telefonata perché noi subito ci, preci ci precipitiamo e portiamo a conoscenza, ecco l'informazione, questa è, l'informazione non deve essere eh, criptata o imbavagliata, cioè l'informazione, il momento in cui si vede l'oggettività, eh, come dire, eh, l'inappellabilità. Li li è giusto che e allora ritorniamo a quello che dicevamo prima, la libertà di parola. Lui si innamora <ride> delle parole, con tanto di R parole. Parole, 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 che cosa sei? Che cosa sei Maurizio, che cosa sei? Cosa sei? Però te lo dico dopo che cosa chiamare perché partono i bip. Vabbè, è da salutiamo l'amico Giovanni Martemucci è da Matera. Sempre capitale europea. Della cultura. Della cultura. Anche se il manifesto che sta al comune, sta scritto ancora città candidata, vabbè boh, no non lo più Ma, ma fa... Posso fare una chiusura? Chiudi perché nessuno in, della, della Fondazione Matera 2019 o del Comune ha pensato di mettere dei cartelli all'ingresso della città Matera, capitale della cultura? Cioè, quando si entra in città non c'è scritto nessuna parte? Secondo pace. me non ci credono nemmeno loro. O non si sono ancora resi conto. ma è possibile che noi siamo C'era ancora cultura. la vecchia dicitura di città della pace, che eh. era una cosa di anni fa. Eh. Lo so, è purtroppo... È marketing, non... marketing. Vabbè, è da Mateva, capitale Europea della cultura è tutto, amici di Kikri chi -Ki, start of Giovanni, come tu ti innamori delle parole? Eh sì, ogni tanto ah, capita. Che cos'è un bacio? È un'apostrofo rosa Sella sulla parola, parola tamo? Ti e amo. Madonna me. <ride>